si è svolta ieri, venerdì 3 giugno, la presentazione del progetto Arte Insieme del liceo presieduto dalla dirigente Stella Carparelli. Alla presenza di molti alunni di diverse classi del Da Vinci, la coordinatrice del progetto, la professoressa Giorgia Lepore, ha svelato i lavori che i ragazzi hanno realizzato, ovvero sei splendidi murales. I lavori sono stati presentati dai gruppi di studenti che li hanno realizzati. L'ultima delle opere è stata dedicata al compianto Tonio Leone. Si inaugura un percorso di murales che si conclude con il murales dedicato al compianto Tonio Leone. Sì, in realtà oggi noi chiudiamo in maniera festosa un progetto importante che si chiama Arte Insieme e che ha visto coinvolte diverse classi e soprattutto il gruppo dei ragazzi che usufruiscono dell'insegnamento del sostegno. Quindi un progetto di inclusione che utilizza l'arte come momento di solidarietà, di coesione, di collaborazione, di lavoro insieme. L'idea che ha animato questo progetto, grazie ai docenti di educazione artistica, in particolare della professoressa Lepore, è stato quello di decorare alcune parti della nostra scuola e del nostro giardino con dei murales realizzati appunto dai ragazzi. Il progetto è particolarmente ispirato alla figura del nostro compianto Tonio Leone, un uomo di altissimo valore morale che ha lasciato un segno importante nel nostro territorio con il suo essere sempre vicino agli ultimi e con il suo seguire in modo particolare i giovani e la loro educazione. A Tonio Leone dobbiamo moltissimo, quindi oggi noi siamo felici insieme ai suoi amici, quelli dell'associazione appunto Tonio Leone, Orio Anglani e Saverio, che lo ricordano sempre con grande affetto, di chiudere questo nostro percorso progettuale con un murales a lui dedicato, perché i suoi occhi e il suo sguardo ci restino sempre vicini. Avete fatto anche degli incontri con i fondatori dell'associazione proprio per insegnare e spiegare ai ragazzi chi era Tonio Leone. Sì, esattamente, un paio di mesi fa, prima di iniziare questo nostro progetto, i ragazzi coinvolti hanno incontrato appunto gli amici di Tonio Leone che hanno illustrato loro la figura, perché se Tonio era un nostro coetaneo e quindi è nei nostri cuori resterà sempre, cioè e resterà sempre, farlo conoscere ai ragazzi è stato un momento importante per capire quanta storia lui ha scritto anche del nostro territorio dagli anni 70 in poi, quando era impegnato in prima fila anche su un caso gravissimo che in quegli anni ci riguardava, che è la massima diffusione della tossicodipendenza più grave, quella di eroina, ma poi ai ragazzi che venivano, ai primi profughi, agli extracomunitari. Diciamo che Tonio è stato anche un po' avanguardia in questo senso, perché ha sempre colto l'importanza dei problemi ancora prima che diventassero problemi di tutti, li ha percepiti. Diciamo che la scuola vuole dare come esempio Tonio Leone alle nuove generazioni. Tonio era un francescano, Tonio era una persona umile, una persona semplice ma di altissimo valore culturale, quindi riproporre questo modello anche alla luce degli insegnamenti che oggi ci trasmette il nostro Santo Padre, il Pontefice, credo che sia bello e assolutamente coerente con i bisogni che oggi tutti quanti avvertiamo. Tonio Leone era un portatore sano di valori. Per meglio comprendere però l'universo che portava dentro di sé, è utile fare riferimento a quei fili intrecciati di cultura, religione, politica e amore. Erano le componenti del suo DNA più unico che raro, e chi ha avuto il piacere di conoscerlo conserva gelosamente i suoi valori e le sue parole. Tonio è stato un anticonformista per eccellenza, un uomo discreto e riservato. Valorizzava l'essere, mai l'apparire. È stato un punto di riferimento per intere generazioni di giovani che scolpiva con l'arte dell'oratore, con quella sua dialettica, capace di infondere i sani valori. I giovani Tonio tanto li amava, tantissimo, senza alcuna distinzione di censo o di latitudine, da Pasano alla Palestina, alla Siria, all'Iraq. Ne ha aiutati tanto e si è speso per molti. Mi piace definirlo un inguaribile sognatore. Non sognava di essere un paladino, no. Sognava di donare quella libertà per cui ha combattuto per tutta la sua vita. Sebbene amante delle lade classiche e della sua cultura, nonostante la sua formazione ateniese, all'occorrenza si trasformava in un guerriero spartano, incarnando lo spirito di Leone,
perché Tony accettava le sfide impossibili, che molte volte però non vinceva. Ma lui riusciva a trovare il buono anche in quei momenti difficili.